potrebbe dire a Salvo di scendere, che è tardi. E lo so, però siccome dobbiamo andare a Zelig, non è che posso stare in mezz'ora che sono qua sotto. Glielo dica che sono qua almeno. Ah, lo sa? Vabbè, qua sono. Magari mi sposto perché passano le macchine. È sceso, signora, grazie. Se ne può entrare. Ma che è tua madre che gli dici se se ne può entrare o meno? Se ti affacciate altri 5 minuti, ma... Sei arrivato? No, ancora no. Allora che fa? T'aspetto. No, che c'entra? Comincia a camminare. No, che c'entra? Con te faccio un'altra figura. E questo è pure vero. Che dice, vero? Quindi manco solo io e ce ne possiamo andare. Speriamo che non fai troppo tardi. Io così sono, sai quante volte mi sono aspettato davanti alla porta? E mi chiamavo, Salvo, Salvo, dove sei? È da mezz'ora che ti sto aspettando, dobbiamo andare a fare lo spettacolo e tu sei in ritardo. Allora Valentino, chiariamo subito che non è colpa mia. Salvo, la colpa è Valentino tua. Valentino non è colpa Salvo, mia. La colpa Valentino è tua. Non è che è colpa mia. Certo, se siamo in due la colpa non è mia, la colpa di chi è? Mia, ma... Ora ti spiego anche perché. Noi avevamo appuntamento oggi come ogni giorno, a che ora? Alle 8. Tu a che ora sei arrivato? Alle 8 e un quarto. Invece di solito a che ora arrivi? Alle 8 e mezza. Lo ma... vedi? Se ora comincia ad arrivare in anticipo sul ritardo previsto, io come faccio a saperlo? Vabbè, scusa. Ti perdono, non ne parliamo più. Dai, incamminiamoci che non sembra, ma fino a Milano la strada c'è, dai. Ti dispiace andare un poco più veloce? Non ti dica stai un poco, giusto per evitare che mi scada il giornale. La macchina è mia e vado come mi pare. Fa incazzare, va piano, proprio è lento, 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 lento. Ma me lo doveva aspettare, già ce l'ha nel nome. Va lentino. Ah, ma ne vai un poco più veloce. Salvo, ma più veloce di così. Più veloce di così, ma se sei in autostrada è pare che stai cercando parcheggio. Hai mai sentito parlare di autovelox? Ma perché tu hai paura dell'autovelox? Ho paura dell'autovelox. Ma se l'ultima volta che ti hanno fatto la multa con l'autovelox hai avuto il tempo di far arrivare tuo padre e tua madre. Per cortesia. Vi siete fatti la foto di famiglia a spesa nostra. Basta, basta. Avanti, finiscila. Ormai da casella e casello si telefonano perché stanno in pensiero. Mi devi fare questa cortesia, la devi smettere. Avanti. Non si può. E tu continui a prendere. Hai ragione. Uno deve cercare anche il lato positivo, anche nel momento negativo. Bravo. Io per esempio da quando vado in macchina con te mi sono accorto della rotazione del race. Senti, Salvo, per cortesia. Pazzo incosciente, a questa velocità lasciare il volante. E ieri non si è sentita perché c'era. La... Sì, vabbè, in televisione sente tutto, cioè. Infatti ieri ti avevo detto su alcune cose non sono andato oltre per non perdere il ritmo. Ma sai per imparare a parlare così quando ci abbiamo ormai che siamo un collo facciamo. Comunque ti chiedo scusa. Ecco, bravo, fai la colpa non è tua. Ecco, bravo. Visto, ho fatto autocritica. La colpa è mia che non mi sono portato le cose estive. Senti, Salvo, per... veramente, finiscila. Non ti voglio, non ti voglio sentire più. Non ti voglio sentire più. Parapara, 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 parapara. Parapara, parapara, papà. Amone, dai! Parapara, tutte le sai. Se succedi tuo. Il tempo che dalla seconda hai messo la terza l'ho masterizzato. Se metti in quarta ti faccio due copie. Ma non ti devi andare dentro, no, sono tu, vediamo quanto ti conservo, no, questa cosa deve finire, questa cosa che fai così piano deve finire, io so che tu sei andato piano prima di venire a prendere a me. E come fai a saperlo? C'ho le prove. Che prove c'hai? Ogni volta che entro in questa macchina trovo sempre il parabrezza pulito e il lunotto sporco. Perché? Perché tu è talmente vero che a te i moscerini ti tamponano. Salvo, scendi subito da questa macchina. Non mi interessa, scendi da quella macchina. Che cos'era questo gesto? Sono cose che non ti interessano, va bene? Che cos'era? Che cos'era questo gesto che hai fatto? Ho messo il freno a mano. Hai messo il freno a mano? Sì, signore, scendi. E per fare che? Per fermarmi, scendi. Per fermarti? Esatto. C'era bisogno, me lo diceva a me, uscivo un piede. Vuoi scendere? Afferrava un palo. Scendi. Dava la mano a qualcuno, noi oggi ci fermavamo lo stesso. Scendi. Così a velocità o rallenti? Scendi. Lo sai cosa ti dico? Scendo. Bravo, te la puoi fare a piedi, te la puoi fare di vergogna, permaloso, sei permaloso proprio. Già lui te la puoi fare a piedi. No, la faccio a piedi fino a Milano. Se arrivo primo, che faccio da solo?
Senti, mi fai pena, va bene? Sali su questa macchina. Non ti chiedo scusa. Mi chiedi scusa, tanto mi fai pena ormai. Appena dici una parola ti faccio scendere. Una parola e scendi. Ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Non ti posso rispondere, se no mi fai scendere. Bravo. Che era trabocchetto? Non era trabocchetto, andiamo. Una domanda te la posso fare? Sentiamo. Freno a mano l'hai tolto? Sì, perché? Vabbè, non è che si nota la differenza. Ci vediamo a Milano, ma no, ci vediamo a Milano.